Se l'amare è il solo compenso che gioiosamente vi ripaga di ogni fatica, di ogni sacrificio per gli amati, voi siete fra quelli che possono lontanamente immaginare cosa sia l'amore divino. Amare Dio, amare il prossimo nostro come noi stessi, è per l'uomo la sua più alta meta, rappresenta l'ideale morale più elevato che egli possa concepire. Ma non è l'ideale più alto che esiste realmente. Così giungere all'amore per i propri fratelli, giungere all'amore sconfinato, non è giungere alla meta ultima. L'evoluzione superumana, pur avendo come fondo e base l'amore incondizionato per i propri fratelli, per l'assoluto, si svolge in altra direzione, verso altre mete che neppure potete oggi immaginare. Mete ancora più elevate e totalmente estranee al vostro modo di concepire. L'uomo si chiama cristiano quando ama il prossimo suo. Credere di cambiare l'uomo bagnandolo o circoncidendolo equivale a credere di poterlo mutare cambiandogli abito.